sono buone le condizioni ambientali registrate in Val d'Agri negli ultimi 10 anni. Lo ha reso noto Bruno Bove, responsabile dell'ARPAB, stilando un bilancio sulle attività di monitoraggio riferite alla qualità dell'aria e allo stato dei fiumi nel corso della prima sessione Petrolio e Ambiente Naturale della conferenza Petrolio e Ambiente organizzata a Viggiano. È la prima volta, ha detto Bove, che la regione Basilicata si pone significative riflessioni e ottiene importanti risposte da esperti in merito al binomio tutela della natura e estrazione dell'oro nero. Noi abbiamo i dati ambientali che sono quelli che raccogliamo con le nostre centraline fisse e mobili situate in Val d'Agri, attraverso i dati anche delle analisi dei fiumi, delle acque dei fiumi, del lago del Pertusio che facciamo periodicamente. Quindi abbiamo una serie di dati ambientali sulle principali matrici con i quali praticamente che abbiamo trasformato in indicatori ambientali che danno un quadro della situazione buono. Marco De Biase, presidente di Lega Ambiente Basilicata, ha invitato tutti a confrontarsi per scongiurare gli effetti incresciosi delle trivellazioni a discapito dei cittadini. Noi speriamo, abbiamo partecipato a questa regione con la convinzione che è necessario comunque confrontarsi con tutti, anche con chi la pensa diversamente da noi. Noi 15 anni fa provammo a fermare l'attività estrattiva, non volevamo che cominciasse. Dopo 15 anni la fotografia della Basilicata è un'altra, l'attività estrattiva c'è, dobbiamo fare in modo che questa sia la migliore possibile, nel senso che sia rispettosa dell'ambiente, della salute dei cittadini.